Lui è veramente antico. Tutti i suoi pezzi resteranno al suo posto. Terremo a legno grezzo tutti i punti in cui ci sono gli intagli, con un vezzo, un colore molto particolare, un soufflé. Inizio quindi sverniciando i punti che voglio lasciare a legno grezzo. Tolgo l'eccesso di sverniciatore con un pezzo di carta e poi sciacquo bene con acqua ammoniaca. Prima di stendere i colori, voglio mettere un po' di craquelé. Mentre aspetto che il craquelé asciughi per bene, parto facendo una bordura color d'Elysse. È finalmente arrivato il momento di farvi vedere quanto è bello soufflé su queste bellissime forme morbide e antiche. Seconda mano. Sembrava giusto mettere su questo mobile due maniglie vecchie. Passiamo la cera trasparente su tutta la superficie. 3 cucchiai di cera Wood Parfum, un po' anche di cera Lovable Grey. Partiamo con la patina anticante. Con lui avrete un'usura più netta, con la spugnettina abrasiva più fine. Al prossimo. Ciao ciao!